Dal centro sportivo Tre Campanili di Bogliasco in Genova, ben ritrovati vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. La 28esima giornata del campionato di Primavera 1 mette il gruppo di Mister Abate alla prova contro un avversario sempre ostico per i nostri colori. Benvenuti e buon divertimento, questa è Sampdoria Milan. Squadra in campo con le note diffuse dagli altoparlanti del campo di Bogliasco, la casa della Primavera versione giovanile, Sampdoria versione giovanile, quindi formazione Primavera che quest'anno sta trovando qualche difficoltà in più rispetto alle ultime annate per quanto riguarda i colori brucerchiati, anche se c'è uno spettatore d'eccezione, perché l'allenatore della prima squadra dei Liguri, ovvero Pirlo, grande ex Milan che infatti poco fa si salutava con Ignazio Abate, entrambi hanno giocato e vinto in rossonero, vi dicevo, è uno dei tanti spettatori, devo dire, perché lo vedrete soprattutto dall'inquadratura larga, ci sono veramente tante persone, c'è tanta gente accorsa per questo posticipo della 28esima giornata, è sempre una partita ricca di significato per il calcio italiano, Samp-Milan. Quest'anno però la Samp ci arriva con qualche difficoltà di classifica in più, mentre il Milan è lanciato, e questo dobbiamo confermarlo assolutamente anche oggi, verso una zona playoff che è sempre stato nostro habitat in quest'annata. Siamo scivolati fuori nelle ultime settimane con un po' di contingenze negative, ma assolutamente resta un obiettivo alla nostra portata che dobbiamo centrare, perché quest'anno poche squadre abbiamo visto superiori al Milan a questa Primavera, inquadrata ora con la seconda divisa della Puma di questa stagione, quindi kit away, quello da trasferta classico bianco con inserti rossoneri. Il Milan che si schiera con questo 11 scelto da Mister Abate: Noare Ver tra i pali, Bakune, Simic, Nziala e Bartesaghi, linea difensiva a 4, Stalmach e Malaspina sono i due mediani, con Scotti, Zeroli e Sia a sostegno di Camarda, quindi confermatissimo il 4-2-1-3, così l'abbiamo conosciuto quest'anno, con la posizione che ormai è un must da parte di Capitan Zeroli tra centrocampo e attacco, e con elementi molto 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 pericolosi come Scotti e Sia a sostegno di Bomber Camarda. La Samp invece, che ha cambiato l'allenatore da poche settimane, è arrivato Matteo Pastorino, ex allenatore dell'Under 16, allontanato invece il precedente allenatore Sassarini, quindi aria di rinnovamento e in particolare rinnovamento tattico, perché cambia lo schema per quanto riguarda la Sampdoria, non il 4-3-3 con cui ha disputato gran parte della stagione, bensì un 3-4-3 così configurato, con Scardigno tra i pali, Lotjonen, Malanca e D'Amore in difesa. Intanto via il match con il primo fischio del signor Mastrodomenico. Georgiadis e Langella sono i due esterni di centrocampo, con Conti e Uberti centrali, Alesi e Ntandà a sostegno di Leonardi in avanti, quindi ce lo aspettiamo come un 3-4-3. In realtà sia Georgiadis che Langella sono due terzini, quindi hanno disputato gran parte della stagione come difensori di una linea 4, certamente formazione un pochino più coperta, con però di fatto in soldoni un centrocampista in meno e un difensore in più. Vedremo con quali effetti. Dopo una prima falsa partenza, via dunque al match con il pallone che esce però subito in fallo laterale. Dopo il tocco del Milan in mezzo al campo c'è la Samp, vedete assiepate le persone sulla tribunetta, sullo sfondo di questa inquadratura, tra di loro vi dicevo anche Pirlo, e ne parleremo nel corso della telecronaca, perché diversi dei ragazzi in campo o sono in odore di prima squadra, ricordiamo Samp che è in Serie B in questa stagione, lotta per ritornare in Serie A, e quindi giocatori che o sono in odore di convocazione, sono stati convocati, sono andati in panchina, o addirittura qualcuno di loro ha già esordito tra professionisti e appunto in Serie Cadetta in questa stagione, ad esempio uno dei sicuramente osservati speciali, ovvero il nostro Gabriele Alesi, nostro perché è giocatore in prestito dal Milan, che avete imparato a conoscere nelle scorse annate non solo di Primavera ma di settore giovanile, ragazzo siciliano che però dai 14 anni in poi è cresciuto in rossonero, oggi nostro avversario per un giorno, ed è uno di quelli che ha debuttato anche tra i grandi, tra i pro, con la maglia blu cerchiata in Serie B. Palla intanto per il Milan, che dopo un minuto e mezzo circa prova a farsi vedere in avanti con le prime azioni manovrate della sua partita. Vi dicevo, un Milan a caccia di ulteriore continuità in campionato, veniamo da un periodo che sicuramente può definirsi buono, sommata la Youth League e il passaggio alla Final Four, così come le ultime due vittorie in campionato Primavera 1. Però in precedenza erano arrivati diversi passaggi a vuoto che ci hanno fatto scivolare purtroppo fuori
di qualche punto rispetto alla zona che ci interessa di più, ai primi 6 posti in classifica, che però sono davvero vicini, quindi bisogna continuare a lottare. 28 giornate vuol dire che ne mancano 6 alla fine, ricordiamo campionato a 18 squadre per l'ultimo anno, quindi 34 partite totali. Dall'anno prossimo, come la Serie A, anche il campionato Primavera 1 passerà a 20 squadre. Palla intanto per Camarda, che fa gioco insieme a Stalmach e Malaspina. Diego Sia. Palla proprio per il ragazzo polacco con il numero 8 sulle spalle. Dariusz Stalmach allarga su Bakune. Primo traversone in aria, lo mette fuori la Samp. Ancora Milan al limite dell'area di rigore con Scotti. Ruba il pallone, Pippo va sul fondo, si prende il primo calcio d'angolo di questa partita dopo nemmeno 3 minuti. Con anche Capitan Zeroli, che era in zona a disturbare, a lottare. Lo hanno fatto bene sia lui che Scotti, perché c'è subito la possibilità di pressare, di mettere ansia alla difesa avversaria. Questo corner affidato al destro di Stalmach. Parte ora la traiettoria centrale, Zeroli tutto solo, l'incornata, grande parata del portiere della Samp, Scardigno, e poi tiro fuori, ma Milan vicinissimo subito al gol del vantaggio dopo 3 minuti di gioco con Zeroli sugli sviluppi di calcio d'angolo. Incornata in solitaria all'interno dell'area di rigore, palla indirizzata all'angolino, volo di Scardigno che allontana il pericolo per i suoi, ma un Milan, così come era successo contro la Juventus nell'ultima trasferta, quella del weekend di Pasqua, che è partito con il piede sull'acceleratore, sfiorando subito il gol del potenziale 1-0, che però è rimasto solo sulla carta. Anticipo Milan e anche fallo Samp, dunque ancora la possibilità di gestire questo pallone con Simic, che ha preso una botta sull'anticipo precedente. Siamo già ripartiti però con Nziala. Non ci hanno fatto rivedere l'occasione, è sembrato di cogliere il colpo di testa abbastanza chiaramente di Zeroli, ma lo rivedremo poi. Tanto il pallone che gira ancora sul nostro centrocampo, lancio in profondità per Kevin, palla allontanata dalla Samp, poi Scotti a lottare. Non lasciamo la possibilità ai nostri avversari mai di impostare serenamente in questo avvio, è assolutamente cosa buona e giusta. Telecamere per i singoli, i protagonisti di questa partita. Un mismatch sarà sicuramente quello tra i due ultimi inquadrati, ovvero Scotti e Langella, rispettivamente nostra alla destra e loro esterno di sinistra, che incroceranno le loro vie sulla fascia da quella parte. Ancora Milan che ruba palla nella metà campo avversaria, Bartesaghi dietro per Simic. Simic e Zeroli, così come Bartesaghi, sono tutti reduci ancora una volta da un weekend lungo. Sono andati in panchina con la prima squadra, così come era successo anche a Firenze con il weekend di Pasqua. Intanto l'anticipo di Malaspina. Panchina per loro anche nel match interno contro Lecce, poi a disposizione della Primavera poche ore dopo. Troppo importante il loro apporto in un momento così delicato della stagione a livello di risultati, che, ribadiamolo, giova sempre a ricordarlo, non sono il focus principale di un settore giovanile. Quest'anno il Milan ha già avuto successi, non so se definirli superiori a tutte le altre stagioni precedenti, ma più o meno ci siamo, perché abbiamo lanciato a ripetizione ragazzi in prima squadra ed è questo il vero compito di un vivaio. Però certo, quando ci si lotta per grandi risultati, comunque è giusto anche sfruttare tutte le proprie possibilità. Il Milan lo deve fare con giocatori quasi fuori categoria come appunto Simic, Zeroli e Davide Bartesaghi tra gli altri. Tanto dopo l'azione che avete visto poco fa scorrere con il cross bloccato da Rivera, ancora Samp in avanti, Bakune molto stretto centralmente, un po' alla Davide Calabria, quasi da centrocampista aggiunto. Palla letta bene e conquistata da Stalmach, però con un tocco di braccio secondo l'arbitro, che era non distante e ha fermato il gioco per una punizione a favore della
Sampdoria nella metà campo del Milan, dopo 7 minuti di gioco, con già una grande occasione a referto, quella arrivata sugli sviluppi di calcio d'angolo dopo 3 giri di lancette. Camarda in forcing, arriva fino in zona Scardigno, che apre sulla fascia di destra. Jurjadis la mette giù, poi ancora Simic, sempre lui in anticipo, sempre lui a infastidire gli attaccanti del Doria. Ancora Rever, Bakune per Simic, Giancarlo va a rasoterra ad aprire il gioco su Zeroli, che viene a fare la mezzala in questa fase di partita, ma in realtà lo sappiamo, il suo è più un ruolo di incursore. Infatti si è già spostato in avanti, passaggio che non va a buon fine qui. Allora Samp con il tentativo di anticipo di Nziala, nuovamente Capitan Conti all'indietro. Langella sulla sinistra, la controlla, ma c'è subito Pippo Scotti a disturbarlo. Prende fiato, Samp cerca di allontanare un po' la minaccia portata dai ragazzi in maglia bianca. Scardigno qui non perfetto nel rilancio di testa, Stalmach molto presente in questo avvio, poi Nziala dietro per Raver senza Patemi. Davide Bartesaghi in possesso, sventaglia verso il collega terzino dall'altra parte, Bakune, che poi va da Scotti. Nuovamente il giro palla Milan, che riparte senza particolare fretta, tranne quel lampo su calcio piazzato. Per il resto partita da ritmi non eccelsi. Questo avvio qui, la sventagliata di Nziala molto bella per Scotti, area di rigore, prova la volée, ancora Scardigno che blocca il pallone, ma Milan nuovamente pericoloso al scoccare del 9° minuto, stavolta con il lancio in verticale dritto per dritto di Nziala Makengo per la corsa di Scotti, tiro da posizione molto laterale. Scardigno non si fa sorprendere, già in evidenza Nicolas Scardigno alla 21esima presenza in campionato, più 2 in Coppa Italia di categoria, siciliano di Messina, che ha una storia particolare. Infatti ha iniziato nel Tau Alto Pascio la sua carriera, diciamo, sul continente, dopo aver lasciato l'isola sulla quale è nato e cresciuto. Poi è arrivato a Genova, Tau Alto Pascio, che è una formazione tra i dilettanti in Toscana. Poi è arrivato per l'appunto in blu cerchiato, e la particolarità è che uno dei tanti, devo dire, elementi di una specie di colonia siciliana che ha preso piede in quel di Bogliasco, perché a partire dal nostro già citato Alesi, ma passando poi anche per Leonardi e diversi altri ragazzi, la cosa che li accomuna è proprio d'origine siciliana, diciamo un pezzo di Sicilia trasportato in Liguria. Qui Langella intercetta questo pallone, prova a far ripartire veloce il contropiede della Doria con Alesi, che va al traversone in mezzo, deve uscire, bloccare senza problemi ancora una volta Noirever, a differenza di Scardigno che si è impegnato in almeno 2 interventi. Salva risultato, Rever ha svolto fin qui ordinaria amministrazione dopo 10 minuti abbondanti di gioco. Milan che meriterebbe già qualcosina in più, ma siamo appena agli inizi, dunque bisogna continuare a macinare gioco, macinare calcio. Lo fa Darius Stalmach con Bakune. Scotti, ancora Stalmach che ha toccato tantissimi palloni, sbaglia qui l'idea perché si era molto più largo. Poi ruba benissimo il pallone, però va Stalmach in cost to cost, poi si ferma, peccato, aveva una buona inerzia per arrivare in area di rigore. Sia qui si fa rubare il pallone e commette fallo, ma approccio assolutamente incoraggiante per quel che riguarda Darius Stalmach, e in generale un Milan proteso in avanti a caccia del gol del vantaggio, che finora non è arrivato, ma restiamo fiduciosi, continuiamo a spingere. La Samp schiacciata nella sua metà campo, prova a lasciarla con la corsa di Giorgiadis sulla destra, lo chiudono in 2, Bartesaghi lo fa con un fallo, dunque si ripartirà con un calcio di punizione. Karalampos Giorgiadis è il classe 2005 che vi
citavo poco fa, terzino destro in prestito dal PAOK di Salonicco, dove lui è cresciuto pur essendo nativo di Atene, quindi traiettoria che ha coinvolto due delle principali città della Grecia. Sta diventando uno dei titolari fissi della squadra in questa seconda parte di stagione, cosa che già lo vede essere in primavera, quindi già protagonista con l'Under 19 della Grecia anche all'ultimo europeo, la fase elite dell'europeo che ha disputato per l'appunto con la maglia da titolare della sua selezione giovanile, così come ha fatto il nostro Simic inquadrato poco fa con la Serbia. Quindi livello comunque importante da una parte e dall'altra, per non citare le grandi prove anche di Sia e Camarda con la maglia azzurra tra gli altri. Milan che sta davvero, oltre che lanciando ragazzi in zona prima squadra, uno di questi anche Zeroli con l'Under 19 italiana, con due gol in tre partite, sta rimpinguando a dir poco le nazionali giovanili azzurre. Ma qui stiamo sul live, stiamo su Bakune che avanza sulla fascia di destra, Scotti può puntare, viene ben fermato da Langella che lo sta rintuzzando colpo su colpo. Qui va a terra senza fallo il terzino sinistro del Doria e allora si riparte con il Milan. Simic e Zeroli, Stalmach, nuovamente Giancarlo Simic per Nziala Makengo, Malaspina, Stalmach, Camarda, subisce fallo, l'arbitro lascia giocare ma mi sembrava un fallo evidente, è arrivato prima Francesco sul pallone. A ridosso del quarto d'ora di gioco, Doria che gestisce sempre però costantemente nella sua metà campo e lontana dalla nostra, e questo è sicuramente qualcosa di buono, lontana non solo dalla nostra metà campo, soprattutto dalla nostra area di rigore, direi che qualcosa da citare. Mentre qui vedete Pastorino, allenatore soluzione interna, diciamo così, trovata da una Samp che vi dicevo anche in termini di classifica è un po' in difficoltà, 25 punti, il Frosinone che sembrava la squadra adibita, anche se non è bello da dire, alla retrocessione. Quest'anno con il passaggio da 18 a 20 squadre della Primavera 1 è prevista solo una retrocessione. Frosinone che per tutto il girone d'andata abbondante del campionato sembrava con pochissimi punti raccolti già destinato alla retrocessione, invece con il mercato di gennaio squadra ciociara ha di fatto cambiato marcia e ora è a soli 4 punti dalla Samp, e quindi oltre a lottare con il Bologna che ha vinto però fragorosamente contro la Juve in questo turno di campionato, c'è anche la Samp nella lotta salvezza. Quindi ha sicuramente la squadra di Pastorino scelto con il compito ovviamente di salvare la Sampdoria, ha un futuro prossimo non molto agevole con sfide decisive per mantenere la categoria. Questo avvio di partita comunque conferma di avere qualche difficoltà, o perlomeno si conferma il fatto che il Milan è una squadra tendenzialmente in forma che vuole continuare a correre prima poi di concentrarsi dopo la prossima giornata di campionato sulla grande, grandissima, emozionante avventura di Youth League, dove saremo impegnati per il secondo anno di seguito alla Final Four di Nyon. Palla che finisce fuori, Samp che ve lo vedete anche per il mio commento che non si, diciamo, fossilizza sul racconto delle azioni. Samp che rimane molto molto lontana dall'essere pericolosa, e questo speriamo che sia un leitmotiv di tutta la partita. Milan che riconquista palla senza grandissimi sforzi da una parte all'altra del campo, finora due le grandi occasioni, non una sensazione di pericolosità continua come era stato contro la Juve, ma un Milan che sicuramente si sta facendo vedere in maniera abbondante nella metà campo doriana. Ora la rimessa in gioco, palla respinta in due tempi dal difesa del Doria, poi un fallo anche ravvisato dall'arbitro che vi dicevo al signor Leonardo Mastrodomenico. Qui intervento ai danni del numero 5 Uberti in area di derby, ex Inter.
centrocampista centrale insieme a Capitan Conti, che qui tocca questo pallone. Poi all'indietro ancora Dorien, grosse difficoltà, ruba palla, Malaspina. Giorgiadis veloce all'indietro per giropalla con i tre difensori scelti da Pastorino per giocare come centrali. Viene palla al piede verso il centro del campo. L'Angella, che aveva lasciato la fascia sinistra per avventurarsi, conquistandosi comunque un altro fallo. Non una grandissima fluidità in generale per questo match, fermo sullo 0-0, che la Samp prova a mordere ora con un lancio in profondità. Anziala di testa, poi ancora un tocco di mano, si gioca Antandà. Attenzione alla sua velocità, prova ad andarsene in mezzo a tante maglie bianche, poi si ferma Alesi, all'indietro per Uberti, intercetta palla sia, ma è solo un momento. Ancora Alesi per Antandà, l'Angella in sovrapposizione, cross centrale messo fuori sul secondo palo dalla retroguardia dei ragazzi di Abate. Numero 46 Malanca, che avete visto poco fa in possesso palla, è uno dei ragazzi promossi nelle ultime settimane, molto giovane, classe 2007. Malanca, la terza presenza in primavera, ha iniziato la stagione in under 17, poi è passato in under 18 sotto età, ora gioca due anni in anticipo in categoria ed è la seconda di seguito da titolare dopo quella contro la Lazio, che è stata anche la prima per il nuovo mister Pastorino. Non è andata bene, ha perso la Samp contro i biancocelesti. E quindi Malanca confermato oggi. Dall'altra parte del campo ci sono, oltre ad Alesi che è rimasto a terra, anche Leonardi, che ha provato il tiro. Alesi molto dolorante, avete sentito l'urlo poco fa. Speriamo chiaramente che non sia nulla di grave per Gabri Alesi. Cuore rossonero di famiglia, l'abbiamo conosciuto negli scorsi anni anche con il nostro format sul Convitto Rossonero, nel quale abbiamo raccontato un po' le storie dei ragazzi che vengono da fuori regione o addirittura da fuori Italia, quindi Europa barra mondo. E Alesi, che è originario di Alcamo, ha svolto proprio questo viaggio da fuori regione, dalla Sicilia fino a Milano, dove è cresciuto per diverse stagioni prima di passare in prestito quest'anno alla Samp. Qui il contrasto di Simic, che non voleva fare assolutamente male all'ex compagno. Sta riprendendo Gabri, lasciando il campo per il momento, ma può rientrare agevolmente. 20° minuto in archivio, siamo alla metà più o meno di un primo tempo sempre fermo sul punteggio iniziale, con doppia possibilità per il Milan di passare in vantaggio, non concretizzate. Allora regge situazione di pari sul campo interamente sintetico di Bogliasco. Malaspina qui si allunga il pallone, poi corregge la mira. Nziala per Simic, che va largo su Bakune, anzi direttamente Scotti. Fallo su di lui, secondo l'arbitro. Ntandà incita i compagni. L'anno scorso abbiamo visto gli incubi con questo giocatore, che decise la partita vinta 2-1 dalla Doria su questo campo con doppietta proprio di Ntandà. Giocatore che ormai fa parte della prima squadra a tutti gli effetti. Pirlo anche per questo è venuto a vedere i tanti ragazzi che, come dicevamo, sono già nella sua orbita. Ntandà, pensate che è solo la prima partita che gioca in categoria nel 2024, ma è di fatto interamente un giocatore della prima squadra, se non per qualche prestito come quello di oggi. La formazione dei coetanei, qui ci mette un po' in difficoltà il Doria, poi commette fallo su uno Zeroli combattivo. Per completare il discorso su Ntandà, belga di Bruxelles, ma di origini congolesi, impiegato da Pirlo in 8 occasioni in questa Serie B. Aveva già debuttato all'ultima giornata dell'anno scorso in Serie A con la maglia della Samp.
e per l'appunto oggi prestato alla Primavera, cosa che non si vedeva da mesi. Questo certifica anche il livello della partita contro avversari, nonostante una classifica non buona, assolutamente non agevoli. Palla che spiove nella metà campo del Doria, la mette giù o prova a farlo Alesi per Langella. In avanti proprio per Ntandà, che stoppa il pallone, prova ad autolanciarsi, la tocca fuori Bacune prima che possa diventare pericolosa la corsa, l'incedere del numero 11. Lotjönen per Malanka, scambiano i due difensori centrali, poi lancio lungo del finlandese che però viene intercettato da Anziala Makengo. Rivera scambia con il connazionale a cercare subito Sia, coinvolto troppo poco fin qui, non c'è fallo su di lui. Allora attenzione a Ntandà al limite dell'area, combinazione con Leonardi, ancora bene Anziala che va a terra, fallo di Ntandà. Dicevo, a metà tempo abbondante, ho nominato troppe poche volte Diego Sia. Questo non è un bene per noi. Giocatore al top, sia per gol segnati in stagione, 13 come Camarda, sia per assist, 6 come Scotti. Quindi 19 partecipazioni al gol per probabilmente il migliore per rendimento nel gruppo di Abate in questa annata fin qui, Diego Sia. Bartesaghi bravo a tenerla in campo, poi gioca con Malaspina, sbaglia tutto Malaspina ed è molto strano vedere un errore così da lui. Grande parata di Rever, ancora tiro respinto, Samp che ci mette in grosso affanno qui, ce lo siamo un po' creati da solo proprio con Malaspina. Poi Ntandà sul fondo prova il dribbling, la tocca fuori il Milan, sarà calcio d'angolo, rischio enorme per la squadra rossonera, retropassaggio sballato con assist di fatto a Leonardi che va potente con il sinistro. Prima parata di Noirever. Poi sullo sviluppo palla in calcio d'angolo, Alesi sul secondo palo per la corsa di Georgiadis che va praticamente sull'altra bandierina, sia su di lui. Prova a ostacolarlo, Georgiadis la tiene, riparte da Malanka che coinvolge Lotjönen nel lancio in profondità per lo stop di Conti. Ancora Georgiadis, lunghissima azione del Doria, cross in mezzo, palla che spiove sul secondo palo dove c'è tutto solo Alesi, il più classico purtroppo del gol degli ex, dimenticato dal Milan. Al minuto 24 segna il gol dell'1-0 per la Samp Gabriele Alesi, come vi dicevo, sotto gli occhi di Andrea Pirlo. Lunghissima l'azione, lunghissimo anche il cross di Georgiadis, allungato probabilmente sì da Stalmach, diventa buono per Alesi che non esulta. Ricordiamolo, il suo cartellino è ancora del Milan, un prestito secco il suo in maglia Doria. E purtroppo per noi ha griffato lui il tabellino con il suo 6° gol in campionato, 7° in stagione, diventa il miglior marcatore della Samp con questo centro, Gabriele Alesi, strada che si fa più in salita per un Milan che ha pagato al 100% di fatto la prima imprecisione, è arrivato il retropassaggio sballato di Malaspina, l'occasione per Leonardi, poi sul calcio d'angolo successivo l'azione ha portato al gol di Alesi, c'è il tempo per ribaltarla, però bisogna trovare molta più continuità in fase d'attacco rispetto a quanto fatto finora. Avanza Simic, palla al piede, poi Bakune, Stalmach per Raver, Ziala, ancora un lancio dei suoi molto bello sul piede di Scotti che punta all'area di rigore, va a Pippo Scotti, si ferma, tiene palla numero 17 triplicato nella marcatura, poi Bakune leggermente fuori tempo, Simic, ancora Anziala, sinistro delicatissimo per il ragazzo francese, Sia prova ad andarsene, ancora Diego messo giù senza fallo, lamenta un colpo alla bocca forse, all'occhio,
sul contrasto precedente con Malanca. Bartesaghi. Prima segniamo, ragazzi, più sarà facile rimontare. Questo è il nostro imperativo da adesso in poi. Bacune. Largo per Scotti, nuovamente all'indietro da Simic. Lancio di Nziala per Bartesaghi di testa, Camarda va al contrasto, poi arriva Malaspina. Tutto regolare, anche il colpo di testa successivo che serve di fatto a campo libero. Nziala. Bacune in partenza di azione insieme ai compagni. Si abbassa anche lui a fare gioco con Simic e con Nziala. Parte un altro lancio lungo, stavolta impreciso del francese, troppo lungo per Camarda, non aveva fatto movimento Bartesaghi e dunque Samp che riconquista, però c'è un però, qualcosa che non ci fa piacere sottolineare, ovvero che la Samp ha sbloccato il risultato con il gol di Alesi e dunque bisogna scuotersi un po' di dosso questa sensazione. Punti valgono non il doppio, il triplo in questa fase della stagione, non si può assolutamente rimanere indietro. Bacune, lancio in profondità per la corsa ancora di Pippo Scotti, la chiusura di Lotjönen, fuori, eccolo qua il numero 15, palla per Bacune, Stalmach vicino a lui. Chiede anche il movimento di Zeroli servito. Poi intercetto Samp. Milan che risponde con Simic, allontana la squadra di casa con un lancio rugbistico in zona Nziala Makengo. Bartesaghi. Quest'anno eravamo riusciti a esorcizzare un po' il problema Samp, intanto ce ne andiamo benissimo con Scotti, quindi torniamo in live. Palla per Pippo Scotti, punta all'area di rigore, se la allunga leggermente ed è un peccato. Grande azione nata dal triangolo con Zeroli. Dicevo, siamo riusciti a esorcizzare un po' i brutti ultimi risultati contro il Doria, l'anno scorso sconfitta come vi dicevo qui a Bogliasco e pareggio in casa. Quest'anno abbiamo incontrato il Doria sia all'andata, vittoria 2-1, griffata da Simelak nel finale, sia in Coppa Italia di categoria dove abbiamo eliminato proprio su questo campo la Sampdoria, quindi a domicilio. E allora, forza ragazzi, torniamo, come già fatto in questa stagione, a dettare noi le regole nella sfida contro i blucerchiati. Nziala qui riconquista bene su Ntandà, Bartesaghi prova ad andarsene, è rimasto alto Nziala che va a proporsi come alla sinistra, la finta molto buona, palla sul destro, poi ancora le finte forse eccessive di Nziala che a quel punto poteva e doveva scaricare, si è fatto ingolosire un po' troppo. Palla per Stalmach, buono il dialogo al limite dell'area, alza troppo la gamba Camarda, gioco pericoloso, addirittura ammonito. Mi sembra quantomeno eccessivo. Provato il colpo di tacco, ha abbassato un po' la testa anche Lotjönen. Per me, nel mio mondo personalissimo, queste non sono mai ammonizioni, però capisco di essere in inferiorità. In ogni caso, alla mezz'ora di gioco già scoccata, Camarda primo ammonito di questo match, Samp avanti con il gol di Alesi, Milan all'inseguimento a partire da questo quarto d'ora e poi per i restanti 45 minuti, quindi abbiamo un'ora di gioco circa per ribaltare, questo è il termine, l'unico termine che ci interessa in questo momento, l'andamento della partita. Innanzitutto bisogna pensare alla pari e poi speriamo verosimilmente anche a qualcosa di più, ma non se ne esce, prima bisogna pareggiarla e sarebbe doveroso direi farlo in questo finale di primo tempo. Palla intanto buona per Lotjönen che si è rialzato dopo la botta subita, telecamere che continuano a
spizzicare qua e là qualche volto dei protagonisti del match. Arttu Lotjonen, classe 2004, finlandese già in odore anche lui di prima squadra, oltre che dell'under 21 del suo paese. Qui in possesso palla con un lancio totalmente sballato, però Milan con Bartesaghi sulla fascia di sinistra. Si muovono i compagni a partire da Camarda, che viene incontro, va anche Malaspina in profondità, palla per Zeroli che la mette giù, poi Sia in area di rigore, potenziale ottimo, occasione Scotti, il tiro alto, minuto 33, altra occasione evidente, chiara per il Milan con Pippo Scotti. Per la prima volta ha trovato la via dell'area di rigore Diego Sia, infatti non è un caso, ne sia nata una grande occasione con l'assist per il compagno, per il classe 2006 come lui. Però non ha chiuso a dovere. Con un tocco oltre la traversa, qui il fallo è di Nziala su un Tanda. Riparte squadra doriana con Uberti e Conti in zona centrale, poi il passaggio in profondità che passa in maniera fortunosa e diventa un'azione pericolosa, però questa della Sampdoria al limite dell'area. Simic prova a uscire, palla per Georgiadis, ancora Conti, traversone di Uberti sul secondo palo dove c'è Bakune a anticipare l'Angella, va a Bakune ancora, poi Stalmach, buona inerzia, siamo partiti bene. Può andare Scotti in velocità, poi si ferma e fa ripartire tutto all'indietro, scelta che viene poi resa ancor più, diciamo, brutta, peggiore dal controllo successivo di Bakune. Palla fuori, Milan che deve ancora riattaccare la spina dopo il gol assolutamente a freddo, perché c'era stata sì un'occasione poco prima, ma Samp era di fatto confinata continuamente nella sua metà campo finora. Allora bisogna resettare, capire che è una partita diversa da quella che pensavamo, da quella che abbiamo impostato, e provare a ribaltarla, provare a riprendersela. Qui il bel tuffo di Georgiadis che si prende, vista la vicinanza con il mare, una licenza di un altro sport. Batte veloce da Samp, che poi in zona centrale la controlla. Lotjonen, sempre lui a fungere da fulcro della retroguardia 3. Nziala, vedete che a parte qualche ripartenza veloce su nostri errori, Doria rimane ben rintanato nella sua metà campo. Stalmach per Simic, cerca un'altra via sulla fascia di destra. Scotti, lancio verso Camarda, la mette fuori di testa Lotjonen. Poi Leonardi al controllo, va a terra, non c'è fallo. Sempre Uberti incontro, Lotjonen scambia con i compagni, serve d'amore. Pressing alto del Milan, tante maglie bianche nella metà campo della Doria che infatti sbaglia. Dialogo senza strepiti, senza urli di Abate, che continua a parlare con i suoi centrocampisti e difensori. Ho imparato a conoscerlo, il dialogo che lui ha, il nostro mister, soprattutto con i centrali difensivi oltre che con i centrocampisti. In questo caso era Simic. Qui il fallo su Camarda abbastanza evidente e il calcio di punizione pochi passi fuori dall'area di rigore a favore del Milan. Doppia spinta, fallo evidentissimo, quello di D'Amore che poi ha travolto anche il suo compagno. Bartesaghi si è preso il pallone, piede sinistro, da quella parte può forse andare addirittura al tiro o comunque tagliarla verso il centro dell'area. Potenziale, ottima opportunità per il Milan con anche Stalmach in zona.
Vediamo quale sarà la scelta, se un sinistro verso la porta o un destro un po' a uscire. Con le torri che sono in aria, in particolare Zeroli e Nziala. Non Simic che si ferma qualche passo fuori dalla lunetta dell'area di rigore. Parte la rincorsa di Davide Bartesaghi. La finta di Stalmach, il sinistro di Davide che finisce sulla barriera. Poi Simic al volo, è un buon tiro con ottima balistica. Meno dal punto di vista della pericolosità quello di Giancarlo Simic. Pressing altissimo del Milan che non fa ragionare la Samp. Rimessa laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Sembra quasi dal linguaggio del corpo dei nostri ragazzi che non si voglia accettare il fatto che una delle pochissime azioni nella nostra metà campo la Samp sia passata in vantaggio, ma calcio purtroppo lo sappiamo, e anche questo bisogna essere capaci di rispondere con personalità, con carattere anche a questi momenti di difficoltà che all'interno delle partite ci stanno. Bartesaghi, palla tra le mani per il nostro esterno di sinistra che poi va all'indietro per Nziala. Simic, Bakune, stop orientato, poi Scotti che ha toccato tanti palloni, sicuramente più di Diego sia, però Breck Samp in zona centrale, attenzione a Conti, pallone sporcato bene dal Milan. Nziala, Zeroli di prima, sia esce bene dal momento di difficoltà, squadra di Abate che poi lancia per Camarda, prova ad andarsene, si prende un calcio d'angolo Francesco. Sarà ancora opportunità su calcio piazzato per i nostri ragazzi con Scardigno che piazza un uomo sul primo palo, si tratta di Ntandà. Poi gioco delle marcature, Bartesaghi invece sarà chi è adibito alla battuta di questo calcio piazzato. Ma Davide, primo palo, pallone spizzato in aria che non entra in porta per un'altra parata sulla linea di Scardigno. Milan è un po' sfortunato qui, così come sul calcio d'angolo che aveva portato Zeroli a un passo dal gol. È stato un batti e ribatti, una mischia in aria, palla che è rimbalzata verso la porta, poi il cross di Nziala, ancora palla che resta lì, seconda parata di Scardigno, minuto 39, ma Milan sotto in maniera molto ingiusta direi, viste e considerate le occasioni. Qui la spizzata di Simic, poi Scotti, tentativo quasi di autogol con l'ultimo tocco tra Malanca e Zeroli. Scardigno comunque ha allontanato il pericolo, ma di occasioni chiare io ne conto almeno tre per il Milan, più un altro paio di tiri. La Samp concluso in porta solo un paio di volte, diciamo che è quantomeno sbilanciato il tabellino dal punto di vista del dare avere tra punteggio e occasioni referto. A maggior ragione bisogna continuare e con più convinzione a crescere anche la nostra voglia di arrivare al pareggio. Qui l'arbitro fa cambiare il pallone che è un po' sgonfio secondo i protagonisti in campo. Piccolo pit stop prima degli ultimi 5 minuti del primo tempo, sono già iniziati. Nziala per Simic, ancora Clinton che va in avanti per Sia. Non è toccato fuori, ma c'è sempre Bartesaghi in quella zona. Ma la spina, Bartesaghi. Scambio tra i due, classe 2005 del Milan. Poi Stalmach, che cambia lato verso Scotti, di testa all'Angella. Bakune controlla il pallone prima che esca, poi nuovamente in avanti per Scotti. Stalmach la tiene. Sbagliato stavolta il passaggio per Nziala che perde un paio di tempi di gioco dovendo tornare a rincorrere questo pallone, questa traiettoria. Rever con grande freddezza evita Leonardi,
e torna sulla destra per Bakune. Spazio per Stalmach che va centralmente per Sia, l'anticipo di Malanca è buono. Ntandà, Uberti, l'autore del gol che finora decide la partita, Alesi, palla al piede, le finte di Gabriele, poi Uberti per Conti, scambiano i due centrali di centrocampo, a destra Georgiadis per il capitano del Doria che va quasi a terra dopo il contrasto con Sia. Non c'è fallo, riconquista palla al Milan con Bartesaghi, pallone che non vuole uscire, messo in campo in maniera fortuita in un paio di occasioni. Samp che se l'è cavata anche in questo caso. Malanca per Lutjonen, Camarda su di lui, Scardigno deve disimpegnare con i piedi, non riesce in maniera doverosamente precisa. Qua il tocco di mano è di Camarda secondo l'arbitro. Sgoccioli di primo tempo in quel di Bogliasco, con i padroni di casa in vantaggio per un gol a zero contro il Milan. E in possesso palla con Georgiadis. Malanca, Scardigno allontana con il destro di prima intenzione, di testa Simic, imperioso, poi ancora Malaspina, fallo di Simic, discutibile, che l'arbitro però sanziona. Fallo inesistente, diciamo, non discutibile, imbarazzante, almeno lo abbiamo connotato meglio, con più correttezza. E dopo questo fischio imbarazzante si riparte, palla sulla sinistra per il Doria, c'è Camarda su Lutjonen, poi Sia su Malanca, uno contro uno tutto campo. Malanca evita il nostro numero 11, si sposta in avanti con un lancio buono per Leonardi, Simic su di lui, Leonardi va sul destro, perde il tempo per il tiro, bravo Giancarlo Simic a limitarlo all'interno dell'area di rigore nell'uno contro uno. Lancio lungo del Milan, ultimi secondi di questo primo tempo, ultime speranze di poter accorciare e poter trovare il pari già questi primi 45 di gioco. Finora sono antipatici per il Milan. Ziala di testa, poi arriva Bakune, sono 2 minuti di recupero, inizieranno tra 5 secondi. Samp che finisce fuori, davvero pochi spunti, una squadra che nonostante diversi elementi anche abbastanza interessanti come profilo sta facendo vedere molto molto poco, a parte il gol, davvero pochissimo. Eppure 1-0, dice il tabellino. Bakune davanti alla panchina dei padroni di casa, palla spedita in avanti, poi di testa Stalmach, nuovamente Zeroli alla conquista, la tiene il nostro capitano, poi Ntandà, palla buona per Nziala che chiude la porta in faccia a Alesi, anche lui ex compagno così come Simic. Va sul fondo Leonardi che prova a portarsi a casa il calcio d'angolo, ci riesce, conquista tutto quello che voleva, quello che poteva, per la soddisfazione di mister Pastorino. Avanzano anche i difensori a saltare, arrivano Lutjonen e Malanca con il destro di Alesi che andrà a pennellare verso il centro dell'area di rigore. Sul primo palo stavolta allontana Camarda che esce bene. Mancano una quarantina di secondi al duplice fischio del signor Mastro Domenico e la Samp riprende in abbondanza praticamente per battere questa rimessa, volendo
avvicinare la discesa del sipario su questo primo tempo. Alesi tiene in campo il pallone che poi finisce in fallo laterale e si chiude di fatto più o meno qui. Un primo tempo che ha visto il Doria massimizzare i suoi sforzi. 1-0, gol di Alesi, gol dell'ex Milan, che dovrà nella seconda parte di match rivoluzionare un po' l'andamento di questo, di questa partita, di questo incontro, se vuole ottenere punti che sono particolarmente, ulteriormente importanti rispetto al solito, essendo nella voratona finale per un campionato Primavera 1 che non aspetta nessuno, e quindi bisogna assolutamente nella ripresa riattaccare la spina e riprendere questo match sotto gli occhi di mister Pirlo e anche di Baronio, suo assistente. Per il primo tempo è tutto, voi rimanete però assolutamente su Milan TV, perché tra poco c'è il secondo tempo, seconda frazione di questo Samp Milan Primavera. Immagini che vi giungono nuovamente dal campo sportivo Tre Campanili di Bogliasco, con Samp e Milan Primavera sull'1-0 per i padroni di casa dopo 45 minuti di gioco, e con un Milan che dunque è chiamato in questa ripresa a risalire la china e a tornare padrone del suo match, mentre continuano a cercare presenze importanti. Ho visto segnalare anche un cambio, purtroppo non abbiamo potuto apprezzare il numero, lo ricostruiremo a breve. Comunque un cambio mi è sembrato da parte Milan, inquadratura futuristica sul pubblico mentre si segnalava a bordo campo chi sarebbe entrato. Mi sembra una scelta ottima, tra poco ve ne daremo conto. Potrebbe essere Magni al posto di Bartesaghi, potrebbe essere questo il cambio per quanto riguarda il Milan. Quindi un cambio sul out di sinistra dal punto di vista dei terzini. Intanto il signor Leonardo Mastrodomenico fa partire il match per la sua seconda metà con un passaggio in profondità. Eccolo qui, Vittorio Magni, che ha preso il posto del compagno sul lato sinistro della difesa. Per Vittorio la presenza numero 23 in questo campionato Primavera 1, mentre il Milan protesta per un intervento giudicato falloso, quello di Zeroli, che invece i nostri ragazzi consideravano regolare. Fatto sta che si riparte con la Sampdoria in possesso palla. Lancio in profondità dei padroni di casa, poi Nziala riconquista bene, di gran fisico, questo pallone. Lo serve a Scotti. Bakune per Simic. Giro palla nuovamente da Nziala. Camarda dietro da Nziala Makengo per Simic. Siamo all'interno della nostra metà campo. Prosegue il dialogo, che ora chiama in causa Zeroli. Dribbling nello stretto, Stalmach per Bakune, che può andare su Scotti, uno contro uno con Langella. Si ferma poi Pippo Scotti. Bakune per Malaspina. Rasoterra a servire tra le linee, sia pallone in profondità, ancora Malaspina la riconquista, non c'è fallo su di lui. Di testa sempre Simic, dominatore sui palloni alti e anche su quelli bassi. Palla riconquistata da un enorme Giancarlo Simic. Magni però meno preciso e attento qui, perde il contrasto. Malaspina bravissimo, ancora Magni all'uno contro uno. L'ultimo tocco è del Doria, con una spinta anche di un nostro ragazzo a un membro della panchina. Si spiegano, si abbracciano, anzi è proprio l'allenatore, proprio Pastorino, con Stalmach che voleva prendere il pallone il prima possibile. Sono chiariti subito però ragazzo e mister Simic. Bakune ancora per Simic, Malaspina. Prova a pressare un po' più alto il Doria in questo avvio di ripresa. Simic, anzi Scotti, scusate, per Stalmach, che trova una buona traccia centrale per Sia. Corre Bakune, servito ora. Cross di prima intenzione che filtra in area di rigore. Stalmach al limite, allarga per Magni. Azione pericolosa del Milan, avvolgente il tiro alto di Magni.
deve ancora trovare ritmo dopo il suo ingresso all'inizio del secondo tempo. Qui aveva smistato bene il pallone Stalmach, non buono invece il tiro molto alto di Vittorio Magni. Samp che riduce da 3 KO di fila e nel 2024 ha vinto solo una partita contro il Frosinone ultimo. Quindi, come vi spiegavamo anche nel primo tempo, non una squadra in grande forma. Certo, se ogni contrasto è fallo diventa difficile giocare al calcio. Continuano le piroette dei ragazzi della Samp. Vediamo se qui c'era un intervento falloso o meno. Ci poteva stare qui un, diciamo, step on foot, per dirlo in maniera moderna. C'era un mezzo, mezza pedata c'era anche, non era un tuffo gratis come quelli che abbiamo visto prima. Camarda in pressing su Lotjönen, il finlandese in zona centrale dove c'è però un immenso Simic. Nziala per Malaspina. In partite come questo è particolarmente significativo trovare l'episodio favorevole, il gol. Magni, se no ti sembra poi di giocare contro un muro di gomma. Scotti, Scotti al tiro, palla sull'esterno della rete, ci vuole molta più concretezza, siamo poco cattivi, decisi quando arriviamo in area di rigore. È particolarmente importante trovare il gol, vi dicevo, prestissimo, perché poi diventa una cosa psicologica, un risvolto negativo a livello mentale. Ti sembra di essere sotto immeritatamente, ti sembra di non riuscire a pareggiare e ti incarti, e quindi per questo serve uscire dall'angolo prima possibile. Però attenzione, perché ovviamente c'è anche la Samp in campo. Alesi, è scoccato il 50° minuto, avanza l'autore del gol, perde il contrasto con Stalmach, però è bravo a riprenderla, si lotta su ogni pallone. Lotjönen per D'Amore, poi Malanka sulla destra per Georgidis, anzi Conti, il capitano, che l'ha messa in avanti. In Tandà, lotta dove c'è anche Malaspina che riconquista il possesso con grande caparbietà. Milan che esce dall'ampass. Simic, Bakune, stop a inseguire, si scontra con il compagno, lasciano lì il pallone. Palla per Langella che propone in aria Antandà, in mezzo il tiro di Leonardi, il gol del 2-0, ce lo siamo fatti da soli anche questo, pazzesco. 52esimo, gol della Samp, raddoppio, e si fa scura e buia la partita di Bogliasco. Milan che ha regalato ancora in maniera ancora più netta rispetto al primo anche il secondo gol, qui Leonardi sotto il corpo di Noirever. Stiamo aiutando a piene mani la Samp a riprendersi e ottenere punti fondamentali per la sua salvezza. Certo, non è un gesto carino oggi che può riabilitare la stagione della Samp, gesto carino ovviamente inteso in maniera simpatica per quanto ci riguarda, con errori abbastanza chiari del Milan. Però la Sampdoria sta facendo il suo, Milan finora non all'altezza, soprattutto dal punto di vista delle imperfezioni che hanno macchiato la partita, e diventa un'impresa non impossibile, perché nel calcio esiste di tutto, però molto molto complicata ora tornare su dalla china dove ci siamo precipitati un po' da soli. Lancio in profondità che però viene gestito direttamente da Scardigno. Abbiamo partite come questa, come quella con la Fiorentina in casa, che sono fuori dallo spartito, sono abbastanza incomprensibili. Non che si possa pensare di vincerle tutte in una stagione, non è questo il pensiero, però risulta anche abbastanza inspiegabile dopo una partita bella come quella con la Juve a Torino
e che poi ha dato continuità alla bella vittoria contro la Lazio, risulta difficile spiegare come dopo pochi giorni ci si possa addormentare e cadere in prestazioni come quella di oggi. C'è ancora il tempo però di provare a rifarci con Vittorio Magni che avanza, il cross sul secondo palo troppo lungo, deve inseguirlo Scotti che si impegna, la tiene Pippo, Bakune, Simic, gira per Nziala, Malaspina, movimento di Diego Sia, incontro, poi Simic scambia con Nziala, ancora Malaspina, prova a partire in verticale, tocca il pallone per Sia, torna indietro da Stalmach, ora Sampdoria che ha preso fiducia, ci rende difficili anche i passaggi più elementari. Riparte Stalmach, rasoterra in avanti per Camarda che la controlla, poi Zeroli si gira dopo una frenata improvvisa, Stalmach, Simic prova a dare una mano ai compagni anche in fase di impostazione, Stalmach per Scotti, scambio con Bakune, bella azione Milan, Scotti va sul fondo, il cross in mezzo per il colpo di testa solo sfiorato da Sia, Stalmach contro un Tandà, bravissimo Darius a tenerla, Simic avanza, palla al piede, Giancarlo Simic punta l'area di rigore, la tiene Giancarlo, palla sul sinistro, prova a tirare con il piede che non è preferito, poi la riconquista addirittura lui, uno contro tutti, vedi Giancarlo Simic, Scotti, e anche provare a dare una scossa dal punto di vista individuale, in questi casi non è sbagliato, bisogna, quello che dicevamo prima, bisogna dare una scossa alla partita, Scotti in verticale, poi palla che resta lì, ancora in area di rigore Zeroli, non la controlla bene. Il tempo ci sarebbe anche per provare a sperare in qualcosa di buono, visto che mancano 35 più recupero, un'infinità. Però è chiaro che serve un segnale, serve quello che dicevamo in apertura di secondo tempo, serve una scintilla per sperare in una partita diversa da quella che abbiamo visto fin qui. Scardigno, lancio lungo con l'anticipo buono di Bakune, prova a lanciare Scotti, ancora non si capiscono i due come un'occasione del secondo gol preso. Stalmach per Simic, poi Malaspina, cerchio del centrocampo, Bakune, Scotti per Stalmach che si gira, serve Nziala, prova a partire Magni, Nziala aspetta ancora a lanciare, decide di ricominciare da Simic, Bakune dentro il campo, poi la profondità per Camarda che non la tiene, pressing su Scardigno che allontana con il destro, ancora una volta lontanissimo, Nziala di testa a Malaspina, c'era il fallo in precedenza sul nostro numero 4. Per le configurazioni di classifica, visto che si gioca in posticipo e sappiamo già cosa hanno fatto tutti i risultati dei nostri competitor per la zona playoff, anche un punto potrebbe essere buono, certo. È veramente una partita buttata via, con i tre punti torneremmo o saremmo tornati, non so come declinarla, in piena zona playoff, visto che sia Sassuolo che Torino sono alla portata. Stalmach sul secondo palo, di testa a Zeroli verso Nziala, poi ancora la Samp nel tentativo di allontanare, va a terra Zeroli, Bakune per Scotti, Malaspina dietro per Stalmach, ultimo uomo, Magni per Malaspina che torna da rever, perdiamo l'inerzia benché minima che c'era all'inizio azione. Nziala, apre il gioco su Bakune, poi Scotti
francobollato dall'Angella che non lo sta lasciando un attimo. Simic torna da Rever, sempre Stalmach, primo riferimento nel giro palla. Rever pericolosamente vicino alla sua porta. Ziala per Zeroli, cerchiamo di uscire bene in maniera pulita con il nostro palleggio. Bakune all'indietro per Simic, ma siamo sempre riportati lì. Ora guarda cosa fa il calcio. Samp ha preso fiducia e ci tiene praticamente fissi nella nostra metà campo. Quando cerchiamo di impostare non abbiamo mai prodotto grandi pericoli nel corso della ripresa, a differenza di un primo tempo nel quale meritavamo nettamente almeno un gol, e i segnali non sono positivi dal punto di vista della precisione e della mentalità. Quando siamo quasi all'ora di gioco, la Samp ha ben in pugno i tre punti e la partita con questo 2-0. Lotjönen sbaglia il passaggio, Sia accorciato però bene, ora Zeroli al contrasto, ancora Sia, possibilità di macinare campo, va Diego Sia, palla al piede, limite dell'area, bello il pallone per Scotti, tutto solo, Scotti il tiro e ci mangiamo anche questo gol. Allora diventa molto complicato, ragazzi, diventa quasi impossibile così. All'ora di gioco, Milan vicino al gol, ma bisogna farli questi. Grande azione di Sia, pallone per Scotti, era quasi in area piccola. La Samp respinge, non bene, non bene, non bene. Cambi Milan con Liberali che torna a giocare in primavera dopo aver giocato spesso con i coetanei in Under 17, qualche partita anche in Under 18. Mattia Liberali, elemento di affidamento anche per le selezioni giovanili italiane. Protagonista con Camarda in Under 17 nell'ultima sosta. Finisce la partita di Diego Sia. Dovessi concentrarmi per fare più confusione di così in tema di cambi, sarebbe complicato. Stanno provando in ogni modo a non farci capire chi esce e chi entra. Ma noi faremo finta di niente in maniera stoica. Magni. Palla in area di rigore, colpo di testa che non arriva subito, poi Ntanda che copre su Nziala Makengo, ancora Ntanda per Alesi, va Gabri in verticale, ci perdonerete, qualche domignolo di troppo, non è più dei nostri, anche se vista l'ottima conoscenza degli scorsi anni ci permettiamo di accorciare il nome qualche volta. Gabriele Alesi che ha segnato il primo di questi due gol. Vedete, tabellino, decidono Samp Milan. Teniamo in campo il pallone. Stalmach. Siamo nella mezz'ora finale. Tutto o niente per il Milan. Serve l'assalto decisivo ora. Pallone troppo lungo questo di Liberali. Siamo in credito dal punto di vista delle rimonte, soprattutto se penso a quello subito, quella subita, e a quanto visto contro Sassuolo, quando a praticamente meno di 10 minuti dalla fine eravamo sul 3-0 e siamo riusciti a impattare per 3-3. Chissà che possa essere un finale così, anche se ribadisco in maniera molto onesta, per quanto visto finora, soprattutto nel secondo tempo, non sembra esserci spazio per grandissime speranze, ma mai dire l'ultima parola, mai perdere la speranza dai ragazzi, fino alla fine, provarci fino alla fine. Zeroli per Liberali, avanza Mattia, palla sul sinistro, va Liberali, subisce una lunga trattenuta dell'avversario, poi Zeroli, Magni in posizione di tiro, allarga ancora su Scotti, Scotti va al traversone, palla che non arriva a Camarda, allora c'è ancora Magni, cross di Stalmach allontanato, arriva Simic di testa, non ci può arrivare Liberali che stava tornando indietro. Allora la controlla Scardigno,
Samp che si prende tutto il tempo del mondo, come normale che sia. Sarebbero punti pesantissimi in chiave salvezza questi. Nziala sgomita con l'avversario. Poi la tiene molto bene, in maniera anche elegante. Liberali. Per Scotti. Scambiano il classe 2007 e il classe 2006. Poi Magni sul secondo palo lungo traversone. Messo fuori dal Doria. Malaspina all'indietro per Nziala. Simic. Ancora Nziala rasoterra per il giropalla lento del Milan. Malaspina, Nziala, Magni. Prova lui. Palla al piede, Magni, buono lo scambio con Zeroli, ancora Magni, palla che gli rimane sotto, non riesce a servire il compagno. Ci attardiamo sempre troppo, palla al piede. Qui intervento sul pallone di Malaspina, Zeroli. Anzi era Stalmach che è intervenuto in scivolata. Scotti per Liberali, frenata del numero 21 in maglia bianca, poi dietro da Scotti. Sbagliamo la misura dei passaggi, perdiamo tempi di gioco. E siamo anche poco cattivi sotto porta, è un quadro non incoraggiante. Stalmach per Malaspina, si sgancia anche Nziala. Andiamo da Bonomi, dovrebbe essere lui il nuovo entrato, immagino. Intervento di Nziala che la tiene anche in campo. Lancio di Magni per Camardo Bonomi. Palla intercettata, Liberali, limite con il destro, la palla alta. Non il piede preferito e si vede. Mattia Liberali calcia oltre la traversa da ottima posizione dopo il tocco di Zeroli. Mancino, naturale, Mattia Liberali. E ora ci mettono la solita mezz'ora per la rabbia di Abate. A battere il calcio di avvio di questa nuova azione per una Samp che è al minuto 66, dunque praticamente alla metà del secondo tempo, amministra un vantaggio di 2 gol contro il Milan. Simic. Tiene palla la squadra di mister Abate con Stalmach. Magni, altro ennesimo pallone sbagliato all'indietro con i tempi non buoni. Stalmach con un lancio lungo per Camarda, colpo di testa verso Liberali. Ora Scotti per Magni. Stalmach gira in maniera sballata, però ci vuole il recupero di Zeroli. Malaspina, Bonomi, Zeroli. Magni avanza palla al piede, Scotti gli restituisce, ancora Magni sul fondo, il cross sul secondo palo, arriva Malaspina un po' in ritardo, poi Stalmach prova a chiudere un triangolo difficile, Zeroli, cross nuovamente sul secondo palo per il controllo di Scotti, all'indietro per il tiro Milan, sarà calcio d'angolo, sempre Liberali a cercare di pizzicare, lui che pur essendo 2 anni sotto età, un classe 2007, ha segnato diversi gol in questa stagione, in tutto 5 nelle varie competizioni. Ancora il tentativo con il destro e palla in calcio d'angolo. Stalmach di testa al Milan, vicino al gol con Simic. Sampdoria molto fortunata, classica, classica giornata sì. Girano tutte bene al Doria, qui la palla era all'angolino. La mette fuori Conti. Ancora Stalmach dalla bandierina. Nuovo traversone in mezzo. Ancora palla nella mischia. Non arriva il calcio di nessuno perché la Samp allontana. Continua ad andare tutto benissimo al Doria. Devo dire che in maniera molto trasparente spesso troviamo squadre che hanno la domenica della vita, così si dice, anche se oggi è lunedì.
un paio di tiri in tutta la partita, un bel 2-0, non male come bottino. Continua a girare tutto per il verso giusto, ha un Samp che ora va anche a modificare schieramento in campo con l'ingresso del numero 24, Luca Polli, centravanti, che andrà a sostituire verosimilmente Leonardi. Autore del secondo gol della Sampdoria, che lascia il campo al collega. Ce lo fanno rivedere il tocco di Intandà per il destro di Leonardi sotto il corpo di Noirevert. Dentro anche Genovese, numero 50. È uscito Intandà, mentre il Milan cambia la punta. Dentro Zimelak per Camarda in questi ultimi 20 minuti circa che restano da giocare. Sta provando tutte le mosse possibili e immaginabili mister Abate per ribaltare una partita che però, lo dicevamo, ha preso una china antipatica per il Milan e continua su quella traccia. Poco fa è stato Simic a sfiorare il gol del 2-1. In generale sembra una sensazione questa di rimbalzare contro un muro invalicabile, cosa che la Samp quest'anno assolutamente non è, con tutto il rispetto per i nostri avversari di giornata. Nziala per Zeroli. Ancora dietro da Nziala Makengo. Simic. Giro palla che coinvolge diversi elementi maglia bianca, ma sempre nella nostra metà campo. Simic prova a dare verticalità con Scotti. Largo per Malaspina. Bonomi. Salta l'avversario, poi serve Scotti. Bello il tentativo di pallonetto, il contrasto falloso secondo l'arbitro. Qui ho qualche dubbio. Mi è sembrato uno scontro, diciamo, di gioco regolare. Vediamo un po', sì, ci può stare anche il fallo. Con D'Amore che ha un po' ostruito la via per quanto riguarda Scotti. Non un intervento particolarmente duro, ma diciamo che ha ostacolato. È stato un danno procurato, se vogliamo metterla dal punto di vista regolamentare, per Scotti che stava proiettando verso l'area di rigore. Questo pallone è perfetto per Liberali, che ha un mancino molto molto educato. Vediamo se riuscirà a tornare al gol in categoria dopo averne fatti praticamente per tutti i gusti in stagione, tra nazionale, under 17, under 18 e appunto primavera. Posizione ideale per il suo sinistro. Va Mattia Liberali sopra la barriera, questa era l'idea, la speranza, invece è rimbalzato contro il muro blu cerchiato. Ancora Malaspina al cross, palla che resta lì per Zeroli, ancora l'intervento incredibile in spaccata della Doria. Fatico a ricordare una partita in cui qualcosa gira meglio di così a una squadra. Qui il difensore l'ha allungata a caso, alzando la gamba e togliendola al nostro ragazzo che sopraggiungeva da dietro. Samp che va con Scardigno a battere questo calcio di punizione. Destro lungo nella nostra metà campo. C'è Magni alla riconquista, subito il pallone in verticale. Ancora Samp. Con Polli, primo pallone per lui, lo riconquista Vittorio. Simic per Nziala, solito ritornello di iniziazione. Magni per Stalmach, Milan palla a terra, bene Liberali, bella azione. Stalmach, Liberali, ancora Milan che si può far vedere sulla fascia di sinistra, rallentato dal tocco del centrocampo doriano. Malaspina per Bonomi. Ma siamo nuovamente dietro, ancora nella nostra metà campo, nel cerchio centrale.
lancio di Simic in verticale per l'intervento in chiusura di Langella. Molto bene il Milan alla riconquista, ma sprechiamo anche questo pallone. Noirever. Nziala per Simic. Liberali scambia con il compagno, va a Mattia, palla sul sinistro, dentro il pallone per il taglio di Zeroli che aveva visto ottimamente il numero 21. Bonomi con il destro lunghissimo sul secondo palo, la mette in mezzo per nessuno, però Pippo Scotti non trova compagni pronti al tap-in. Si difende la Sampdoria quando manca poco più di un quarto d'ora alla fine di questo match, di questa 28esima giornata del campionato di Primavera 1. Magni al traversone centrale, esce e blocca Scardigno. Rilancio lungo del portiere del Doria per il solito Simic, che la prende di testa prima di tutti, poi Scotti. Collosissimo Langella, non se l'è mai staccato di dosso per tutto il corso della partita, Pippo Scotti. Magni in mezzo per Nziala. La finta, l'appoggio a Simic. Poi ancora Magni per Stalmak. Continua l'azione lunga del Milan, la ruleta di Zeroli, palla che gli resta lì, ancora Magni, molto centrale come posizione, per Liberali, uno contro due, uno contro tre, pallone spedito in mezzo per il movimento di Scotti, ancora Liberali, manca la stoccata, prova a calciare Bonomi, salta via come un grillo il difensore della Samp e ora sceneggiate, crampi, chi più ne ha più ne metta. Samp che lotta con le unghie e con i denti per questi tre punti che vorrebbero dire tanto per una formazione in grandissima difficoltà che, come vi ricordavamo, ha vinto solo una partita nell'anno nuovo contro il Frosinone. E manna dal cielo questa che vedono però solo loro nel cielo di Bogliasco. Per noi è tenebra e oscurità. Una partita che non ci piace, non ci è piaciuta fin quasi dall'inizio. Dopo un avvio che si poteva presagire, poteva far presagire, scusate, qualcosa di diverso. Poi, dopo il gol del vantaggio della Doria, si è incanalata nella traccia peggiore per il Milan e sta proseguendo ostinatamente in quel binario. Servirebbe ancora di più ora, visto che manca così poco alla fine, un miracolo totale per riprenderla, almeno per riprendere un punto, per pareggiarla 2-2. Scardigno pronto a battere. Pallone che passa e dove c'è il solito Giancarlo Simic. In avanti, movimento come al solito da pendolo tra centrocampo e attacco di Zeroli, sarà rimessa laterale, se ne occupa Malaspina, poi Bonomi, tiene palla Zeroli, se ne vanno benissimo i due in un angolo strettissimo di campo, ancora Bonomi, Malaspina prova a sciabolare con il sinistro, poi anche Bonomi in avanti, l'ultimo tocco era di un difensore della Samp che infatti non la copre. Ma la spina vuole andare in mezzo direttamente, dove ci sono tanti compagni appostati. Allontana, è un altro tuffo, ormai è ogni azione, c'è qualcuno che crolla gridando. Stavolta è Malanca
simulare cose inenarrabili, però ribadisco, non ci stupiamo di nulla, ci può stare, lottano davvero per mantenere la categoria e questo 2-0 se lo tengono stretto, comprensibile. Rilancio lungo di Scardigno, palla centrale per Zimelak, cambio gioco per Magni che avanza palla al piede sulla fascia di destra, poi va centralmente, ancora Vittorio, prova un tocco, la palla che gli resta lì, non riusciamo a tirare in porta neanche in questa occasione. Ingresso molto confusionario quello di Vittorio, che è giocatore di livello più alto di quello che abbiamo visto in questo secondo tempo, ha fatto molta quantità, pochissima qualità con il suo ingresso dal primo minuto del secondo tempo, ma assolutamente non è un discorso di singoli. Oggi siamo stati nella sfortuna, nella partita storta che era visibile fin dal primo tempo, siamo stati incapaci di ribaltarla con personalità e carattere e portarla dalla nostra parte. Questa è un po' la fotografia, purtroppo, quello che stiamo vedendo in quel di Bogliasco. Magni messo giù da Polli per il fischio del signor Mastrodomenico. Chiamano l'intervento della panchina per nuove sostituzioni, quelli della Sampdoria. Pronto a entrare in campo il numero 40, Buila, Ugo Buila, classe 2005. Ragazzo cresciuto a Saragozza in Aragona, ma di origini della Guinea Equatoriale. Entrerà lui al posto di Malanca per questo finale. Sono 10 secchi che restano da giocare più il recupero. Grandi fisicità, come vedete, per Buila, che va a murare ulteriormente la retroguardia doriana. Simic lancia in profondità, palla che finisce sul sinistro di Liberali dopo la spizzata tentata da Zimelak. Bonomi, sovrapposizione di Malaspina, Bonomi va all'indietro per Simic. Nziala, facciamo sempre tanti tocchi in più di quelli necessari. Qui l'azione personale di Nziala non si risolve in nulla di positivo per noi. E Polli a controllarla, arriva Zimelak, anzi Stalmach che la mette fuori. Ultimo cambio per il Milan intanto. Dentro un ragazzo che abbiamo visto giocare pochissimo quest'anno come Mateusz Joseph Skocilas, numero 14, che entra al posto di Scotti. Per lui che ha sommato più presenze in Under 18 che in primavera e in stagione, questa è la quarta, terza in campionato più una in Coppa Italia primavera. Arrivato dallo Zaglabie di Lubin in estate, ha trovato, come vi dicevamo, abbastanza poco spazio. Lanciato nella mischia d'Abate in questo finale di Sampdoria-Milan, 2-0 a Bogliasco. Magni, pallone a sinistra per Bonomi, parte larghissimo, poi cerca di andare verso il centro. Simic apre tutto verso proprio Skocilas, che non tocca bene il suo primo pallone, palla gli rimbalza via dal destro, finisce fuori oltre la linea di fondo. Scardigno sistema il pallone, classe 2006, per andare a rinvio con il destro. Di testa Stalmach, non raggiunge Zimelak, poi Nziala con una rovesciata verso Zeroli. Buila, Lotjönen va liberali a disturbare il disimpegno della Doria.
Simic con la testa all'indietro per Rever. Malaspina che si è fermato sulla sinistra della difesa dopo la rivoluzione tattica nel secondo tempo con tanti cambi, girandola di sostituzione di Abate che ha provato in ogni modo, come dicevo prima, a ribaltarla, provato a riprenderla, senza mai riuscire però con i suoi ragazzi nell'impresa, e questo sarebbe davvero un'impresa. Scocilas intanto al tiro, palla alta. Sarebbe stato comunque un'impresa, restano sempre meno minuti per farla. Qui vediamo il sinistro in drop di Scocilas che fischia sopra la traversa. Rimane davvero l'amaro in bocca perché era l'occasione buona quest'oggi per riagganciare la zona playoff, dal quale rimaniamo invece ancora fuori. Rimaniamo al settimo posto in classifica, anche se tutto è ancora fattibile. Certo, rimane tanto rammarico per questa partita, per questa occasione persa a tutti gli effetti. Liberali all'indietro da Magni, in avanti il pallone per il controllo di Zeroli, gli tolgono palla però. Conti, capitano della Samp, allarga per Polli. Rever, ancora l'ultimo cambio pronto, numero 14, pronto a entrare per i padroni di casa. Si tratta di Ardian Kilafi, ragazzo macedone, che sarà protagonista negli ultimissimi minuti alla prossima interruzione di gioco. Genovese la butta in avanti, poi palla che rimbalza in zona Scardigno, fa trascorrere tutti i secondi che può. Palla lunga di Scardigno. Nziala spinge a due mani l'avversario in maniera ingenua. Si prende anche l'ammonizione, forse Zeroli più che Nziala, per proteste, per qualche decisione prima di questa, credo, che non ha convinto l'arbitro. Oddio, non è che sia un grande fallo nemmeno questo, però abbiamo visto di peggio nel corso di questa partita. Alesi lascia il campo, come detto, a Kilafi, ormai partita che è quasi in archivio. Uberti si occuperà della battuta di questo calcio piazzato, numero 5 sul pallone. Va verso Polli che fa da sponda, Kilafi, ancora Polli, sembrava fuori gioco, così è. Simic, anzi Magni, si riprende questo pallone, cerchiamo ancora di accelerare, cerchiamo di dare un senso a questo finale di partita, che forse, per citare una canzone, un senso non ce l'ha. Nziala, lancio lungo verso Liberali, palla messa giù in qualche modo, Zimelak per Zeroli, ancora azione sulla fascia di destra, Scocilas all'indietro, Stalmak, ora sono due i polacchi in campo per il Milan. Scocilas, fascia di destra, prova il traversone messo fuori per l'ennesima volta dal Doria, nuovamente il numero 14. Ancora un traversone, è ancora la Samp che prende palla. Sempre lui, calamita anche questo pallone, Scocilas, poi tenta di fare qualcosa di brutto da vedere. Nziala per Stalmak, fa passare il pallone il Milan in maniera regolare, poi Scocilas per Liberali, area di rigore, contatto forse c'era, forse non c'era, non così chiaro.
si spiegano i due ragazzi senza che intervenga l'arbitro. Minuto 88 che si chiude ora. 2 più recupero. Tanto non fischia l'arbitro questo contatto di Zeroli con un avversario. Magni, rasoterra, ancora Zeroli in quella zona di campo. Stalmach allarga il pallone per Malaspina. Bonomi, Malaspina, è uscito il pallone. Malaspina ha una delle peggiori partite stagionali. Molto impreciso. Non siamo abituati a questo standard da Mattia, però un passaggio a vuoto ci può stare per tutti. Volano parolacce di qua e di là, intanto dalle tribune, non si capisce l'indirizzo di chi, sicuramente verso l'arbitro qualcun altro verso o giocatori o allenatori. Finale non piacevole di partita per noi, sicuramente di più per la Samp. Zeroli che allarga ancora il gioco, ma non riusciamo assolutamente a segnare, neanche se la prendiamo con le mani e la portiamo dentro stile rugby. Skocilas per Liberali. Prova ad andarsene Mattia, che poi si aggrappa all'avversario. Non c'è fallo, ma c'è rimessa in gioco per la Sampdoria. Siamo già nel 90° minuto, vediamo quanto si andrà oltre. Prende il pallone nuovamente Liberali. Torniamo da Nziala. Quattro minuti di recupero, mancano 4 giri di lancette per far calare il sipario su una partita che non porta buone notizie in casa Milan. Polli si allunga palla al piede, Nziala su di lui, Polli vuole andare alla bandierina, sembrava chiaro fin dall'inizio e riesce a prendersi il calcio d'angolo, quindi direi capolavoro di Polli, attaccante ex Sudtirol, nativo di Bolzano. Sta partecipando con quello che ha nel finale di partita, la vittoria dei suoi. L'ultimo tocco non è di Malaspina, secondo il guardaline che era a 2 passi, allora può ripartire il Milan quando già uno dei 4 di recupero è scivolato via, senza dirlo a nessuno. Speriamo che il conto con la sfortuna e con la partita che gira tutta male per questa stagione si fermi qui, visto che abbiamo sfide molto molto importanti da ora in avanti da giocare, da disputare sia in Italia che in Europa. Speriamo che tutta la negatività si possa racchiudere dentro il campo di Bogliasco e lasciarla qui per cambiare ritmo nelle prossime settimane, a partire da Milan-Empoli che è il prossimo step, e poi la Final Four di Youth League nella quale debutteremo nella semifinale contro il Porto. Palla per Liberali. Ultimi 2 di gioco con una punizione che spinge il Milan nell'area di rigore della Samp. Traiettoria alta di Mattia, esce e blocca Scardigno senza nessun tipo di problema. Rimbalza il pallone in zona Bonomi, poi Malaspina all'indietro direttamente da Raver. Magni. Avanza ancora il nostro 23.
una delle ultime azioni, respinge la Samp. Una via crucis che sembra infinita in questo momento. Simic, Nziala. Lancio lungo di Malaspina. Ennesimo intervento di testa di Lotte Jönen che le ha prese tutte. Nziala. Protegge una rimessa che però è loro. Direi che è la fotografia di una partita senza senso per il Milan. Con un altro infortunio forse per Stalmach, martoriato le sue caviglie dagli stop. Una partita sì e l'altra pure, direi. Speriamo che non sia nulla di che, anche perché, come dicevamo, abbiamo traguardi importanti e abbiamo perso già Eletu in quella zona del campo. Victor, che operato al ginocchio negli scorsi giorni, ha di fatto chiuso qui la sua stagione. Finisce Sampdoria-Milan, non è un bel finale per i ragazzi di Abate. 2-0 Samp, con i gol di Alesi e di Leonardi. Da parte nostra è davvero tutto. Un abbraccio, un saluto e sempre forza, vecchio cuore rossonero.